Buonasera a tutti, un benvenuto a chi ci sta seguendo dalla saletta della libreria Ibis e a chi da remoto. Ecco, innanzitutto mi preme ricordare che l'evento sul simbolismo dell'architettura sacra, sempre a cura degli amici dell'Associazione Archeosofica, e che sarebbe dovuto andare in onda in febbraio, saltato per motivi tecnici, è stato riprogrammato per il 28 marzo. Bene, torniamo all'incontro di questa serata, che introdurrà attraverso un ciclo di incontri, invece in maniera più ampia, il concetto di simboli, di come individuarli, non solo nelle sedi specifiche dove si parli di questi argomenti, bensì di come poterli scorgere anche nell'esistenza di ogni essere umano e nel mondo che osserviamo costantemente. Il relatore, tra l'altro, introdurrà un concetto poco conosciuto, quello della simbologia, una disciplina che studia l'effetto dei simboli sulla psiche individuale e collettiva. La presente puntata, appunto, si intitola La via dei simboli e la trasmutazione spirituale e chi ce ne parlerà è Luca Molinario, che saluto. Buonasera Luca, benvenuto. Buonasera a tutti. Bene, ho qualche informazione in più sul percorso di Luca Molinario. Dopo anni di studio e sperimentazione, di differenti scuole di pensiero tradizionali, di esoterismo, di Oriente e di Occidente, negli anni 90 conosce l'archeosofia di Tommaso Palamidessi e da quel momento partecipa attivamente alla promozione e diffusione della scuola archeosofica. È specializzato nella disciplina della meditazione. Tiene corsi di avviamento e sperimentazioni. Studioso ed esperto di assologia, tiene corsi anche seminari per la diffusione di questa disciplina dal punto di vista esoterico e per il recupero del suo carattere tradizionale e sacro. Ha fondato e dirige la casa editrice Edizioni Argonautiche, curando le edizioni di alcuni testi inediti, tra cui di Andrea Argoli, Le direzioni astrologiche, I giorni critici e il decubito delle malattie, e di Ernst Kraft, Tipo Cosmia, di Chiocchetti e Corradetti, Le forme e il divino. Bene, ricordo che come solito chi vorrà potrà fare delle domande eventualmente ai relatori e noi gliele passeremo. A te la parola, Luca, e a dopo. Grazie Cesare, rinnovo buonasera ai presenti soprattutto. E allora, stasera parliamo di simbolismo. Doveva essere il terzo incontro del ciclo, no? Abbiamo fatto un incontro sul simbolismo della spada, simbolismo dell'Oriente e dell'Occidente, di questo bel simbolo. Dovevamo parlare del simbolismo dell'arte religiosa e questo invece lo riprenderemo la volta dopo. Questo incontro invece era volto un po' come fare un po' un punto della situazione per tirare le fila, perché magari qualcuno si potrebbe chiedere, ma che cosa c'entra la spada con le cattedrali gotiche o con tanti argomenti che poi fanno parte del ciclo, almeno fino a maggio. Tutti questi argomenti fanno parte appunto del simbolismo, specificatamente di quello che viene definito il simbolismo tradizionale. Ora vediamo di che si parla e, come ha introdotto giustamente Cesare, anche della simbologia. Termine un po' strano, non lo troverete nei dizionari, non lo troverete su Wikipedia. Vedremo di dire qualche cosa su questa disciplina. Allora, mi fa piacere vedere facce nuove, anche giovani, perché di solito questo argomento del simbolismo spaventa un po', viene considerato una cosa per specialisti, non so, filosofi, filologi o appassionati di arte o di qualche storia delle religioni. Di solito il simbolismo sono, come dire, un pubblico abbastanza di nicchia. Vorrei mostrare stasera come invece una cosa che riguarda un po' tutti noi, perché tutti noi siamo come immersi, come dire, in un tessuto di simboli e riguarda, diciamo, la vita quotidiana, il nostro sistema di comunicazione, che anche se è un modo di esprimersi, è un modo di pensare molto sintetico, ugualmente noi, più o meno coscientemente, lo utilizziamo praticamente tutti i giorni. Cercherò adesso di mostrare in che senso. Innanzitutto il termine simbolo deriva da simbolon, è un termine greco, vuol dire segno, contrassegno, un mezzo di riconoscimento sostanzialmente, quindi un segno che può servire da che cosa? Per
Perché si distingue un segno da un simbolo? Perché un simbolo è un segno che ha dietro di sé un'idea, cioè è una rappresentazione di qualche cosa che noi non recepiamo, come dire, immediatamente, ma che invisibile, latente, sta dietro al segno che noi andiamo a vedere, ad esaminare. Faccio degli esempi. Questo, per esempio, questo simbolo. Lo conoscete, penso, tutti, al di là del fatto che questa è una rappresentazione un po' artistica, un po' particolare, però il segno dell'anco, chiave d'Iside, questo segno egiziano, penso che sia conosciuto da tutti, immagino. Tutti l'avete visto almeno una volta. Non serve essere egittologi per aver visto questo segno, ma almeno nelle sue linee essenziali. E magari, non so, qualcuno gli viene in mente, Mauro di sicuro, ma che vuol dire? Che significa? Qual è il significato di questo simbolo? Quando vediamo un simbolo spesso ci chiediamo che cosa vuol dire, che cosa significa, che cosa vuole rappresentare questo simbolo. E per ogni simbolo, ovviamente, a seconda, diciamo, dell'approfondimento che uno ha svolto, potrebbe parlarne poco, tanto, potrebbe fare delle lunghe dissertazioni discorsive. Ma non sarebbe questa, diciamo così, l'essenza proprio del simbolo. Il simbolo ha, proprio per sua natura, la facoltà di comunicare da sé il suo significato, senza che nessuno lo spieghi. Quindi la domanda giusta non sarebbe che cosa significa questo simbolo, ma a me che cosa mi dice questo simbolo? O magari anche. Ho la preparazione per poter capire il significato di questo simbolo? Perché dico questo? Perché se io ora stessi fa conto, un quarto d'ora, 20 minuti, un'ora oppure tutto il tempo di questo incontro a parlarvi di questo simbolo, vi potrei dire tante cose, ma voi uscireste di qui con una sensazione come di non aver capito bene, alla fine, ma insomma alla fine, ma che cos'è? Perché questo simbolo, non si, questo simbolo, ma come gli altri simboli, in realtà non si possono descrivere con le parole. Non è il sistema giusto per poter, come dire, approcciare a tutto il discorso del simbolismo. Serve un altro tipo di, come dire, di capacità, di facoltà per poter capire veramente questo che il simbolo è. Ora vi faccio un po', invece, un po' di esempi di quello che il simbolo rappresenta nella nostra quotidianità, magari non ci abbiamo mai pensato. Per esempio, le lettere sono simboli. Tutti noi comunichiamo ovviamente con le lettere, i suoni stessi sono simboli. Perché? Perché ognuna di queste lettere, questa T, questa G, rappresenta un'idea, innanzitutto un suono, e poi rappresenta l'idea di una lettera di un certo tipo di alfabeto. Con le lettere ovviamente ci facciamo le parole, altre idee. Sì. Se io faccio per esempio la parola casa, non è che casa descrive esattamente che cos'è la casa, ne sappiamo il significato perché c'è dietro l'idea della casa astratta, giusto? Non è che la identifichiamo con una casa specifica, ma abbiamo un'idea astratta di una casa. Con le parole che cosa ci facciamo? Ci facciamo i discorsi e quindi esprimiamo dei concetti, ok? E quindi ancora una volta il linguaggio è per forza, come potete capire, tutta la comunicazione è forzatamente simbolica, cioè utilizziamo un sistema di comunicazione per esprimere delle idee, come vi ho detto. Questo ovviamente non vale soltanto per l'alfabeto, anche per tutti i segni grafici che potete immaginare, che ne sono matematica, l'uguale, la moltiplicazione, tutto quanto sono simboli che hanno un significato. E questo riguarda, diciamo, il nostro modo di esprimerci, di comunicare e di scrivere, quindi un sistema simbolico indispensabile. Questa è la lettera C, lo sappiamo tutti, no? Però vi volevo introdurre un concetto ancora diverso. Se noi questa lettera la inseriamo all'interno di questa formula, penso molto nota a tutti, questa formula della relatività ristretta, credo, di Einstein. Ecco che questa C, dietro questa C c'è un mondo, addirittura la costante della velocità della luce al quadrato, per dire, no? Che cosa significa questo? Che in questo caso, inserita una formula matematica, questo stesso simbolo assume tutto un significato differente e c'è tutto un mondo che può essere anche arricchito di idee. Stessa cosa, ho messo un altro esempio, perché questo qui, per
caso leggevo un articolo scientifico su quest'H. Questa invece è una formula di Planck che misura praticamente l'energia di un fotone. È stata trovata tipo 100 anni fa. Se noi abbiamo i LED, un sacco di cose, grazie a questa formula, no? Però fondamentalmente ancora ci stanno studiando, stanno cercando di capire che cosa sia veramente questa H. Questo per dire che è un simbolo nel corso del tempo. Si può approfondire, si può capire sempre meglio, si può arricchire di idee tramite un sistema che adesso andrò poi a esplicitare. Tutto il mondo della natura è un simbolo. Fiori, le piante, gli alberi, tutto quello che vediamo nella natura è simbolico. Innanzitutto, appunto, simbolizza la natura stessa che non può essere, come dire, definita o in qualche modo afferrata, è come una forza invisibile che pervade il mondo e fa nascere appunto piante, alberi, tutto quello che vediamo adesso che viene fuori con la primavera. Eppure i fiori, per esempio, anche gli alberi, le piante, il simbolismo floreale serve anche a esprimere dei concetti, per esempio, metafisici molto profondi. Per esempio, questa rosa che cosa vi ricorda? Se doveste esprimere un concetto. Beh, in primis l'amore, immagino. Infatti c'ha le spine per l'amore. Anche il mondo animale esprime dei concetti simbolici molto importanti. Per esempio, il leone tradizionalmente che cosa simboleggia? La forza, più che altro la regalità. Mi dicono, io non ci sono stato, ma degli amici che sono stati nella savana dicono che con le tende la notte, quando il leone ruggisce, praticamente c'è un silenzio irreale. Tutti gli altri animali stanno così zitti. Quindi simboleggia per eccellenza il re degli animali, anche astrologicamente. Però nella storia abbiamo visto vari esempi di questi animali simbolici, addirittura intere civiltà sono state caratterizzate da alcuni animali, c'è stata la civiltà caratterizzata dall'ariete, dal toro, c'era l'orsa, diciamo delle strutture sociali intere, erano per esempio caratterizzate, per esempio le strutture sacerdotali anticamente erano caratterizzate dal cinghiale. Cosa c'entra il cinghiale? So se Battiato, no? L'era del cinghiale bianco, per l'appunto. E adesso, cioè, chiaramente, tutti questi simboli vengono un po' traslati nella realtà attuale. L'orso e il toro sono simboli della borsa che sale o che scende. E pensiamo per esempio all'agnello, che è molto noto ovviamente nella tradizione cristiana, che simboleggia per esempio la purezza per eccellenza, il sacrificio, cioè l'animale più inerme, che non farebbe male a nessuno. Sempre in ambito cristiano, il bue e l'asinello, che poi si ritrovano a volte, no? Sia il bue che l'asinello in ambiti diversi. Che cosa vorranno dire? Ci raccontano soltanto un evento storico, qualcosa che è avvenuto veramente, oppure ci danno a dare un'informazione in più simbolica, quindi un qualche cosa che veramente merita di essere tramandato nel tempo, perché non è semplicemente una storiella. E guardate che il fatto storico e il significato simbolico possono essere perfettamente concordanti o coesistenti, non è che si escludono a vicenda, ma quello che conta ovviamente è il fatto simbolico. Ho messo un esempio, no? Colori, forme geometriche. Il rosso di solito un comando, oppure un divieto, oppure un avvertimento di qualcosa di pericoloso. L'azzurro invece, ok, qualcosa che è permesso. Le forme geometriche, c'è cioè il triangolo, il cerchio, il quadrato. Tutto questo noi lo recepiamo con qualcosa di noi di cui non siamo coscienti, ma dentro di noi qualcosa capisce il significato di questi simboli e non vengono, normalmente, diciamo così, vengono usati in maniera opportuna, proprio perché istintivamente ci comunicano quel tipo di messaggio. E non va sottovalutata la forza di questi simboli, perché in qualche modo influenzano occultamente il nostro inconscio. Per esempio, guardavo un film qualche giorno fa in cui praticamente c'era la regina con il cavallo bianco, tutti gli altri l'avevano nero, no? Questo è un sistema che si usa nel cinema per identificare innanzitutto il personaggio più di rilievo.
però anche per, come dire, per polarizzare in un certo senso la nostra coscienza, cioè per renderci più favorevoli a un personaggio rispetto a un altro, cioè creare emozione, perché se noi guardiamo un film senza emozione non sa di niente, ci annoiamo. E allora tutti questi simboli vengono utilizzati proprio perché hanno un effetto inconscio, noi non ce ne accorgiamo, però la nostra coscienza in qualche modo reagisce a questo simbolismo che viene utilizzato. Se ci fate caso, ovviamente l'ambito più conosciuto è quello pubblicitario, e non va sottovalutata la forza di questo simbolismo, delle forme, dei colori, perché in qualche modo dirige quello che noi andiamo poi a fare. Ora entriamo più nel merito specifico. Le cose più comuni sono simboli: il vino, il pane, l'acqua, i metalli, il legno, l'aria stessa, simbolo. Sono tutti simboli di cose comuni che però che cosa vanno a significare se andiamo a scavare in fondo in questo simbolismo tradizionale? Vanno a significare dei concetti metafisici profondi, dei concetti astratti di grande importanza. I gesti delle mani sono simboli. Vabbè, ho messo un applauso per dire, no? Però banalmente, ovviamente cambiando le tradizioni possono assumere anche dei significati leggermente differenti, però in linea generale, se io mi presento con una mano aperta, è un segno di pace, di disponibilità, oppure di richiesta, diverso pugno chiuso, la mano tesa, sono tutti simboli che esprimono un altro tipo di approccio, ovviamente. Quindi anche i gesti stessi, come ci vestiamo, come ci comportiamo, come ci sediamo, ci danno tutto quanto un'indicazione di quello che è il nostro stato interiore. Quindi involontariamente tutti noi, diciamo così, utilizziamo un linguaggio simbolico anche di gesti. L'architettura è simbolica, c'è un'architettura, per esempio, austera che esprime determinati regimi, un certo inquadramento, no? Un tempo anche le scuole erano fatte tipo caserme, per dire, no? Indicano una certa mentalità che in quel momento dirige la cultura della popolazione. Cambia cultura, esprime quello che la cultura vuole, l'architettura allora esprimerà quello, diciamo, che vuole essere o quello o dove eventualmente si vuole dirigere. C'è stato anche un movimento artistico, lo cito così, che si chiamava proprio simbolismo, che proprio aveva un manifesto che diceva proprio il contenuto di questo, un'opera di un certo Moreau, se non sbaglio, che era uno dei personaggi più di rilievo. E si occupava proprio di rivestire le forme, cioè di rivestire i simboli di forme, esattamente il contenuto del simbolismo. Parti dall'idea e ci crei una forma visibile. Tutti noi si usano, immagino, le faccine, quando non sappiamo, ci vengono anche comode, no? Quando non sappiamo cosa dire, si mette una faccina che in sintesi qualche cosa può richiamare, no? Quindi un linguaggio più semplice, più sintetico. A volte i simboli, grazie a questo fatto di essere più sintetici, sono tuttavia più comprensibili delle parole, perché possiamo magari con le parole parlare, 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 non arrivare mai al punto. Parli un'ora con una persona, poi alla fine concludi, no, via, lasciamo perdere, tanto non ci si capisce. Invece il simbolo ha una capacità di poter, come dire, comunicare al di là anche di quella che è la lingua di una persona, al di là di quella che è la cultura di una persona. Infatti ci sono simboli che si tramandano, per esempio, nei secoli, in culture anche molto diverse. Ecco, questa è una cosa curiosa. Noi stessi comunichiamo con noi stessi attraverso simboli. Pensiamo per esempio a quello che è il simbolismo onirico. Ci abbiamo dedicato un incontro a questo fatto del simbolismo dei sogni, che si terrà, se non sbaglio, i primi d'aprile. Cioè, è una cosa molto particolare questa, pensateci bene. Il fatto che il nostro inconscio comunica con la nostra parte cosciente grazie ai simboli. E noi ci svegliamo, ho sognato questa cosa, che vorrà dire? Il problema è che la nostra parte cosciente non lo sa. Quindi a un certo punto succede che si crea come una frattura, se vogliamo, tra l'inconscio e la parte cosciente, che comunica quindi dentro di noi attraverso simboli, quindi si esprime tramite simboli, ma questo dimostra anche l'inverso, come il nostro inconscio recepisce
il simbolismo nella profondità di noi stessi. Bene, ho fatto questa carrellata per fare soltanto alcuni esempi. Ora volevo parlare un attimo brevemente del simbolismo tradizionale. Perché? Perché dopo queste prime riflessioni, forse uno potrebbe chiedersi, va bene, ok, abbiamo visto tanti simboli, tanti esempi di simboli, ma quali potrebbero essere quelli che veramente ci interessano, quali è opportuno approfondire, quali è opportuno studiare, no? Perché tutto ha lo stesso significato di niente, non significa niente. Allora, partiamo da una prima, diciamo così, da un primo assunto. Come vi ho detto, simbolo è segno, segno per modo di dire, perché in realtà un simbolo è tutto quello che il nostro apparato psichico può recepire, in particolare i cinque sensi. Per esempio, anche un suono può essere un simbolo. Ogni epoca storica, per esempio, ha avuto una musica e questa musica rappresentava simbolicamente quella che era la cultura di quel periodo. Okay? Però un segno, mettiamo un segno qualsiasi, un punto. Okay, un punto è un simbolo, però dietro c'è questa idea, cioè che cosa rappresenta questo simbolo? Perché la realtà è come se avesse sempre molteplici aspetti, c'è una realtà fisica e una realtà metafisica, c'è una realtà concreta e una realtà astratta, c'è qualcosa di particolare, c'è qualcosa di universale. C'è il concreto e c'è l'astratto, ci sono tutte queste varie dimensioni, diciamo così, tutte esistenti, ma noi recepiamo soltanto quella che i nostri cinque sensi in qualche modo ci possono far recepire. Ok? Quindi il simbolo ha una proprietà fondamentale, che è quella di poter mettere in comunicazione tutte queste varie dimensioni. Cioè noi, grazie al simbolo, che è un qualche cosa che noi possiamo conoscere, possiamo arrivare all'idea pura che sta dietro al simbolo stesso. Non so se riesco a spiegarmi. In realtà non esiste altro mezzo. Perché? Perché noi non abbiamo la capacità di connettersi direttamente con l'idea pura. E quindi dobbiamo come avere una scala che ci porti piano piano a questo tipo di conoscenza. E poi vedremo anche perché. Perché ci è utile questa conoscenza di questo simbolo. Ecco che nasce il simbolismo tradizionale, perché il simbolismo tradizionale che cosa ci racconta? Ci racconta come di alcune idee fondamentali, che vengono chiamate anche archetipiche, sono come, possiamo dire, quelle che sono le idee fondanti dell'universo che noi stessi viviamo. Perché se io potrei fare un simbolo a casaccio, ma quel simbolo non rappresenterebbe niente o rappresenterebbe la mia idea. Viceversa, i simboli tradizionali rappresentano delle idee fatte da qualcuno che le conosceva, quindi le ha potute traslare in una forma sensibile proprio perché noi, attraverso quel segno, possiamo metterci in connessione con l'idea. Ecco perché il simbolismo tradizionale, in qualche modo, mette in comunicazione culture diversissime. Ci sono dei simboli che troviamo praticamente ovunque, e non soltanto ovunque dal punto di vista geografico, ma anche in tutte le epoche storiche, si ripetono sempre più o meno gli stessi simboli. E chi ha la preparazione si capisce perfettamente, il cinese si capisce benissimo, che ne so, il messicano, semplicemente perché il simbolo della piramide è un simbolo che chi conosce la dottrina, perché ovviamente ci vuole una certa preparazione. Se andrete poi, ora stasera non c'è tempo per fare questo tipo di approfondimento, ma se voi andrete ad approfondire il discorso del simbolismo, scoprirete che una delle cose più belle del simbolismo è la libertà con cui noi possiamo approcciare questo argomento. Però libertà non vuol dire arbitrio totale, come se il simbolo avesse un punto di partenza, che è una forma sensibile, che deve essere corretta però con l'idea. Quindi può essere fatta solo da chi ha capito bene l'idea, praticamente. Dopodiché c'è un punto di arrivo. Nel mezzo c'è tutto uno spazio di libera espressione, ok? Però dobbiamo sapere esattamente, diciamo così, dove vogliamo arrivare, ok? Quindi quali simboli dobbiamo utilizzare? Questi sono dei simboli tradizionali. In generale, ogni simbolo o ogni
diciamo, raggruppamento di simboli conducono a degli effetti specifici. Quindi, quali simboli utilizzare? Io vi ho parlato di simbolismo tradizionale, ma ognuno, diciamo così, può usare i simboli che vuole, può approfondire e conoscere i simboli che liberamente sceglie. Io, chi mi conosce sa che mi piacciono i detti sintetici orientali, un detto in Cina che più o meno dice così, no? Dice, scegli liberamente la tua strada, ma ogni tanto ricordati dove vuoi andare. Cioè, perché se non sai dove vuoi andare, praticamente scegli, ma cosa scegli? Non scegli. Ecco, per quel che riguarda i simboli è la stessa cosa. Il simbolismo tradizionale c'ha questa facoltà. Dove ci conduce? Ci conduce verso quelle che sono come delle idee fondamentali che non abbiamo tempo adesso di entrare troppo nel merito, ma è come se ci raccontassero come è fatto l'universo in cui noi viviamo e ci danno degli effetti precisi proprio per il fatto che tradizionale vuol dire che è un qualcosa che arriva da una tradizione antichissima e che è conosciuto sia il significato sia l'effetto che questi simboli generano nella coscienza delle persone, di noi esseri umani. Questo è un esempio di simbolismo complesso. Questo è un rito ortodosso, se non sbaglio, ma non importa, avremmo potuto mettere un'immagine esplicativa. Perché? Perché a volte i simboli possono essere, diciamo così, sinergici tra loro. Un rito è composto di un'infinità di elementi, no? Abbiamo, che ne so, i paramenti del sacerdote, tutti i simboli utilizzati, abbiamo tutto quello che è fondamentalmente l'arredamento, no? Le raffigurazioni. Oppure, poi ora qui non lo vediamo, però c'è anche, per esempio, dei suoni, una musica coerente con questa rappresentazione. Anche dei profumi addirittura che devono essere coerenti con questo tipo di rappresentazione. E un rito che cosa vuole fare? Vuole condurci sostanzialmente, ci prende da un certo punto e ci vuole condurre alla comprensione di un evento specifico. Ok? Chiaramente questo avverrà in funzione di quanto noi saremo preparati a capire e a comprendere quello a cui partecipiamo. Perché? Perché i simboli sono come delle forze, il termine non è appropriato, però dobbiamo immaginarci questi simboli come se fossero una forza, una vibrazione, ok? Quindi i simboli sono come esseri viventi, degli enti che emettono una forza. Quando noi saremo in grado di recepire questa forza? Quando saremo, c'è una legge, si chiama la legge della convibrazione, quando noi saremo in grado di convibrare con il significato e con la forza di questi simboli, allora noi potremmo essere in grado di connetterci e quindi di comprenderli. Per esempio, se noi andiamo alla messa, funzione del cristianesimo, forse ci siamo stati tutti, immagino, non lo so, non sembra sempre che ci sia qualcosa che sfugge. Ok, c'è tutta questa rappresentazione, ma cosa significa? Dove ci vuole portare? Ecco, la comprensione di tutto questo iter è in funzione di quanto noi ci rendiamo ricettivi a questo tipo di comprensione, a quanto noi riusciamo a convibrare con la forza di questi simboli. Chi conosce la musica forse mi intende meglio. Se io, per esempio, l'esempio classico è quello del diapason, se io metto due diapason identici, ne faccio vibrare uno, anche l'altro in qualche modo riceve la vibrazione e convibra, perché ha la capacità di convibrare per una sorta, come dire, di omologazione tra i due elementi. Stessa cosa per quel che riguarda il simbolismo. Il simbolismo ci può comunicare qualche cosa se dentro di noi c'è come la capacità di convibrare con il significato del simbolo stesso. Simboli, chiaramente, i riti ovviamente non sono soltanto religiosi, ci sono dei riti magici, dei riti svolti per esempio da alcuni gruppi più riservati, più ristretti, è trapelato qualche cosa purtroppo, e per esempio sono anche i riti civili. Avete visto il cambio del governo, si scambiano il campanellino, no? Non so, per dire una banalità che mi viene in mente. Oppure quando c'è il rito, che ne so, il Presidente della Repubblica, c'è un giorno particolare, sono tutti granatieri col cappello. Sono tutte quante simbologie che ovviamente devono comunicare l'idea che ci sta dietro. C'è un problema di solito, che chi esegue il rito o chi ci partecipa molto spesso
non conosce lui stesso il significato del simbolismo che sta utilizzando. E quindi che cosa succede? Che vengono introdotti anche degli elementi, come dire, che non vanno bene, cioè che non tornano, diciamo, con quello che il rito stesso dovrebbe comunicare. Allora, per esempio, che ne so, il rito prescrive che a un certo punto si alzi la mano. No, ma chi non capisce il valore del simbolismo dice, ok, no, ma io non alzo la mano, mi fa fatica, faccio un'altra cosa, lo elimino, lo modifico, no? Tanto è uguale. Invece non è uguale, perché diciamo, se il rito è stato concepito inizialmente da chi sapeva bene quello che faceva, e qualunque modificazione noi andiamo ad apportare, ovviamente fa sì che si perde il risultato finale, fondamentalmente, che è la comprensione dello scopo del rito stesso. Questo per fare un esempio di simbologia un pochino più complessa, che possiamo vedere per esempio nell'arte sacra. Perché il simbolismo è molto utilizzato nell'arte sacra? Quando si parla di arte, l'arte può rappresentare tutto, no? Può rappresentare, che ne so, oggetti inanimati, animali, persone, cose, che ne so, stelle, qualunque cosa. Però è molto utile nell'arte sacra perché va a rappresentare dei concetti metafisici. Il simbolismo viene utilizzato perché se io dovessi rapportare, per esempio, un concetto teologico, dovrei usare il sistema dei simboli. Il simbolismo serve a capire anche delle astrazioni che non ci sarebbero altri modi per comunicarlo. Per esempio, se io vi dico di concepire il nulla, che cosa vi viene in mente? Non so, a me mi viene in mente, per esempio, lo spazio vuoto cosmico, no? Ma già il vuoto è un concetto, e anche il nero, il buio dello spazio, è un qualche cosa. Invece, se io faccio un simbolo e se riesco, come dire, a riflettere coerentemente con il contenuto di quel simbolo, allora in qualche modo mi copre, per esempio, il simbolo, ora posso usare la lavagna perché siamo a video, il simbolo, no? Lo zero, il nulla. Che cosa ci dice? Ci dice già che questo nulla, per esempio, è un qualche cosa di circoscritto, perché se noi il nulla non è per l'essere umano intelligibile. Non è comprensibile, come non è comprensibile l'infinito, per esempio. E quindi noi facciamo un simbolo. E così via, per tutte quelle che sono dei concetti metafisici, vengono usati tutti i simboli. E sarebbe, come dire, molto utile avere la capacità di comprenderli tutti questi simboli, no? Cioè, non sarebbe bello tenere, tipo, avere una chiave universale che ci consente di, dovunque vai, vedi un simbolo e te capisci che cosa significa. Pensate sia possibile questa cosa? Allora, io non, forse qualche concetto bisognerà che siamo abbastanza in tempo. Bene. Queste pitture, per esempio, se voi andate a leggere un libro di storia, queste pitture è solo ovviamente un esempio, no? Di solito che cosa ci dicono nei libri che abbiamo studiato tutti a scuola? L'animale veniva rappresentato l'animale perché l'uomo doveva cacciare, quindi l'animale si mangia, ok? Ma in realtà, se andiamo ad approfondire un po', diciamo, colleghiamo vari aspetti, che posso, allora vediamo che queste rappresentazioni molto spesso invece avevano un valore proprio di un rito magico, addirittura. Cioè, l'essere umano che si connetteva a determinate forze che gli consentivano appunto la caccia, e con queste mani che praticamente davano come l'idea del possesso, e quindi era proprio una rappresentazione magica questa, per esempio. Quindi altamente simbolica, che è difficile nella nostra mentalità, nella nostra cultura, attribuire per esempio a civiltà di migliaia di anni fa, quando non c'era nemmeno il fuoco e nemmeno la ruota, per dire. Per esempio le divinità greche, no? Venivano rappresentate simbolicamente, questo è Zeus. Zeus veniva sempre rappresentato seduto. Perché? Perché cosa simboleggiava? Il re degli dèi, quindi praticamente qualcosa di stante, di potente, che non aveva bisogno di agitarsi, ecco, sostanzialmente. Altre divinità, per esempio, erano rappresentate sempre in piedi. Marte, per esempio, era rappresentato sempre in piedi. La dinamica, il movimento continuo. Poi vabbè, ho messo l'immagine un po' inappropriata, ma questa non è greca, ma insomma. Il nostro Nettuno che tutti conoscete, Nettuno uguale,
veniva rappresentato sempre il movimento e l'agitazione del dio del mare. Per esempio, Cronos era rappresentato a volte in piedi, a volte seduto, a seconda di quello che significava, se era la filosofia, se rappresentava il tempo, ma insomma, non entriamo nel dettaglio. Ho voluto mettere anche qualche esempio, così, giusto per dare qualche flash, anche dell'Antico Egitto, no? Massimamente simbolico, la scrittura stessa dell'Antico Egitto, questi geroglifici, no? Hanno un significato simbolico importante. La piramide, significato simbolico. Perché la piramide? Perché era stata usata la piramide? Sono state fatte tante illazioni, ovviamente se ne potrebbe parlare a lungo. La piramide c'è una caratteristica, con il sole alto, per esempio, non proietta ombra. Quindi a volte può rappresentare, per esempio, come una specie di idea di purezza, se vogliamo. Cioè l'uomo che si avvicina deve essere senza ombre all'interno di una piramide. E così via. Immaginiamo, per esempio, tutto il simbolismo della Sfinge, no? Non sapere la realtà dei fatti, che al di là di quello che ve lo dico con franchezza, abbiamo fatto un incontro specifico sull'Egitto, abbiamo visto, io credo dimostrato, si può dire, che al di là di quelle che sono le illazioni, la realtà è che non sappiamo a quando risalgono queste costruzioni. Sappiamo soltanto che, per esempio, il simbolo del tetramorfo lo troviamo varie volte, in varie tradizioni, in varie culture, ripreso per esempio anche dal cristianesimo. Le divinità egizie, questo era Nubi, questa Nubi era il dio sciacallo. Sapete perché il dio sciacallo? Perché la mitologia, chiamiamola così, egizia, prevedeva che questo dio era figlio di un dio cattivo, il dio cattivo per eccellenza, Set, che però essendo cattivo appunto lo abbandona e lui viene, questo dio, viene, Anubi viene raccolto da Iside, invece divinità buona, che lo nutre con il suo latte. Però siccome la sua origine non era buona, allora non poteva stare nel regno dei vivi e viene messo in queste situazioni intermedie. Infatti lo sciacallo è l'animale proprio del crepuscolo, che c'è sempre quando c'è tra il giorno e la notte, no? E lui ha una testa di sciacallo. E qui c'è tutto un simbolismo molto interessante, perché nutrito da Iside, insomma, aiutava un po' l'essere umano, no? Perché qui, per esempio, vediamo una piuma, questo è il cuore della persona, del morente, che quando va nell'aldilà gli pesano il cuore. Quanto pesa il tuo cuore? Cuore che rappresenta la coscienza. Pesa come una piuma? Se non pesa come una piuma, sono pasticci. Allora questo dio, insomma, gli dava una tiratina, perché dice, la mano, come ti aiutiamo un po', perché sennò siamo tutti messi male, praticamente. Questo invece era l'ibis. Questo rappresentava Osiride. Questo è un uccello. Un uccello che ha una caratteristica, che per esempio uccide i serpenti. Poi ha delle caratteristiche, era anche il dio della guarigione, perché questo uccello è particolare perché sembra che veniva utilizzato per riconoscere le acque malsane, cioè non beveva nelle acque avvelenate. E quindi, insomma, faccio degli esempi di simbolismo. Questo invece è Oro, il figlio di Osiride e di Iside, il figlio del sole praticamente, con questo simbolo del sole, era rappresentato dal falco, particolare un falco, lo sparviero, un falco particolarmente combattivo, che sembra che abbia la caratteristica di poter guardare in faccia il sole, cioè può guardare diretto i raggi del sole senza essere ferito da questo astro. Ecco, un simbolo molto bello è quello dello scarabeo. Vedete, in questa prima raffigurazione vediamo che è come se tenesse tra le sue ali il sole, no? Quell'altro invece era un amuleto che veniva messo in corrispondenza del cuore del defunto. Perché? Perché avete visto prima la scena? Quella scena si verifica, secondo ovviamente la dottrina dell'Antico Egitto, quando l'anima, la persona muore e va nell'aldilà. E c'è questa specie di giudizio, no? Con tutte le divinità, insomma, c'è tutto un certo apparato. Ma chi è che accuserà il defunto fondamentalmente? Sarà la sua coscienza, che dirà tutto quello che lui ha fatto di bene e di male realmente. E lo scarabeo sembra come una forza protettiva, che in qualche modo va, come dire, ad aiutare il defunto a
come dire, a fare questo passaggio. Però è anche quello colui che tiene insieme le mie membra, anche geroglifico Kefer ha un significato analogo, qualcosa come che tiene insieme l'individuo in qualche modo. Ora, se voi andate a vedere l'animaletto proprio, l'animaletto è di due tipi, lo scarabeo. Da una parte abbiamo proprio quello che è più infimo di tutti, lo stercolario. L'avete mai visti? Io li ho visti. Quegli animaletti che spingono la loro palla di sterco proprio, no? E la tengono tutta custodita, fanno una fatica, no? Si portano avanti questa palla e si nutrono con questa palla e non solo, si riproducono in questa palla di sterco. E questo, però c'è anche l'animaletto, quello diciamo così, che vola, che anzi riflette la luce del sole, ok? E è un simbolismo molto bello, se vogliamo, perché in un certo senso riguarda tutti noi, rappresenta in qualche modo l'essere umano che vive di una vita vile, immerso, diciamo così, nel fango dell'esistenza terrena, ma che grazie al potere rappresentato dallo scarabeo ha la possibilità come di risorgere e di acquisire e di volare verso il sole. È molto interessante scoprire che, per esempio, in Cina significa esattamente la stessa cosa. Questo è un testo trattato da Fiore d'Oro. Lo scarabeo arrotola la sua palla, nella palla lascia la vita, frutto del suo sforzo indiviso di concentrazione. Vuol dire che l'essere umano, rappresentato dallo scarabeo in questo caso, ha come dentro di sé la capacità, tramite lo sforzo di concentrazione, quindi tramite un'ascesi, praticamente, di poter far nascere una vita nuova e una vita rigenerata. Questo invece è il fiore di loto. Avete visto un fiore veramente bello, particolare, almeno a mio avviso, che molto spesso lo troviamo in acque molto, come dire, sporche, paludose. Che cosa fa questo fiore? Questa è una frase che troviamo nel quaderno di Tommaso Palamidessi, che dice: loto simbolo della reincarnazione, della purezza, della nuova nascita dall'alto, lo sbocciare della coscienza purificata al sole della divinità. Perché effettivamente questo fiore, che come funziona lo sapete tutti, immagino, lui affonda le sue radici nel fango più profondo, attraversa tutte le acque sporche, putride, però poi va sopra le acque e sboccia alla luce del sole. Quindi simbolismo piuttosto chiaro di quello che può rappresentare la coscienza. Tenete conto anche che questo simbolismo, anche questo incontro della spiritualità occidentale con quella orientale, perché veramente lo troviamo in tante culture. Ne so, cultura induista, Vishnu che nasce come un loto puro, meraviglioso, io non sono macchiato dal mondo. Questa è una divinità dell'induismo, Vishnu in questo caso, ma ha lo stesso significato nel buddismo, ha lo stesso significato in Giappone. In Giappone, per esempio, rappresenta l'uomo saggio. Perché l'uomo saggio? Perché l'uomo saggio riesce come a vivere nelle acque sporche, però non è macchiato, non è toccato da questo, come dire, da questa impurità. Poi c'è un simbolo, veramente questo lo troviamo praticamente in tutte le culture. Si parla di migliaia di anni avanti Cristo, quindi migliaia di anni fa. È il simbolo della croce, uno dei simboli fondamentali. È un simbolo che, pur essendo essenziale, apparentemente molto semplice, praticamente c'è un mondo dietro, c'è chi ha scritto libri interi su questo simbolo della croce. I quattro simboli fondamentali sono appunto il punto, il cerchio, la croce e il quadrato. Tutti in un certo senso sono connessi a questo simbolo e sono tutti quanti collegati. Ora non entro nel merito del dettaglio, però a seconda della tradizione, ma tutti con significati molto concordanti, questo simbolismo è, come vi dicevo prima, è come un simbolismo archetipico, ci dice come è fatto l'universo, come è fatto il mondo in essenza. Per esempio, c'è una linea orizzontale che rappresenta ad esempio lo spazio, e c'è una linea verticale che molto spesso rappresenta il tempo, però rappresenta a volte anche, come dire, il nostro mondo, e poi c'è un mondo inferiore e un mondo superiore. Può rappresentare per esempio la passività o l'attività. Potete trovare questo esempio per esempio con l'uomo disteso e con l'uomo eretto, simbolo del fatto che uno dorme e l'altro sta sveglio.
ma ci sono tutte queste idee. E anche qui, come vi dicevo, effettivamente nelle varie culture, con sfaccettature soltanto leggermente differenti, effettivamente attraversa tutta la nostra storia. Anche in Africa, per esempio, si usa il simbolismo della croce. Perché secondo alcune culture africane, per esempio, l'essere umano che va nell'aldilà si trova davanti a una croce e istintivamente deve capire se andare ad est dove ci sono le anime buone, andare a ovest dove ci sono le anime cattive, se andare a nord dove ci sono gli angeli o andare a sud dove ci sono i demoni, per esempio. Insomma, è usato un po' addirittura i musulmani usano la croce per indicare una professione di fede, nell'ebraismo, ovviamente nel cristianesimo, da una parte simbolo terribile, no? Perché simbolo di sacrificio estremo, però tuttavia anche simbolo dell'unione dell'umano col divino, per esempio. Ma insomma, non è lo scopo di stasera entrare nel merito di tutti i simboli. Invece, quello che volevo dirvi stasera, che penso sia più importante, è rispondere a un'eventuale altra domanda che può passare per la testa. Cioè, tutte queste belle chiacchiere storiche, artistiche, tutto quello che abbiamo detto e tanto altro, ovviamente si potrebbe dire, è soltanto una presentazione di un argomento, uno potrebbe legittimamente chiedersi, ma a me che cosa mi serve? Qual è l'utilizzo che io posso farne? Quale beneficio avere di questo tipo di conoscenza? Okay. È proprio esattamente quello di cui si occupa la simbologia, questa parola qua. Che cosa significa simbolo? L'abbiamo visto, no? Quindi segno, mezzo di riconoscimento, contrassegno, c'è tutta una storia di simbolo. Invece ugia deriva da un'altra parola greca che è ergon, che vuol dire azione. Quindi è l'azione del simbolo. Su chi o su che cosa agisce il simbolo? Il simbolo agisce sulla coscienza di colui che si mette in relazione con questo simbolo, molto semplicemente. Ha un'azione sulla persona che si mette in correlazione. Okay? Per avere questo tipo di correlazione, diciamo, ci sono proprio anche delle tecniche specifiche. Cioè, non è che un simbolo agisce soltanto per il fatto che noi lo guardiamo. Sì, ha un'azione, ma come dire, poco incisiva. In realtà ci sono delle tecniche per far sì che si possa in qualche modo realmente migliorare la correlazione con questo simbolo. Una volta se scelti i simboli appropriati in relazione a quello che noi vogliamo comprendere, per esempio vogliamo capire come è fatto l'universo, ok? Scegliamo il simbolo appropriato. Oppure vogliamo capire, che ne so, vogliamo avere una specifica qualità. Ok, scegliamo un simbolo collegato a una specifica qualità. A quel punto c'è tutta quanta una tecnica, c'è un apprendimento da fare perché, come vi ho detto prima, c'è un punto di partenza e c'è un punto di arrivo. Però, grazie a determinate, come dire, applicazioni, possiamo connetterci con l'idea pura rappresentata dal simbolo e in qualche modo, essendo un essere vivente, non come noi, ma un essere vivente. Essendo un ente, questo simbolo ci comunicherà questa forza. Lo comunicherà al nostro inconscio. Chiaramente lo comunicherà proporzionalmente alla nostra preparazione, al nostro impegno e se sapremo creare le condizioni. Potrà essere anche quasi del tutto inefficace se non ci sono queste condizioni. Ok? Tuttavia esiste, grazie all'archeosofia che ha recuperato tutta una serie di, come dire, elementi fondamentali, li ha un po' depurati da tutto quello che va bene, da quello che non va bene. Adesso abbiamo come una linea precisa per utilizzare quella che viene chiamata appunto la via dei simboli, e la via dei simboli ai fini proprio di una trasmutazione proprio interiore. Ora uno potrebbe essere interessato a questa cosa, non interessato, ma la domanda è: posso io esentarmi da tutto questo? È una domanda su cui riflettere, perché fondamentalmente no, perché noi, essendo immersi in un tessuto di simboli, in qualche modo i simboli ci influenzano. I simboli andranno a, come dire, marchiare il nostro inconscio e le nostre azioni, e tutto quello che noi faremo e tutto come penseremo sarà determinato dai simboli.
Chiaramente se non li scegliamo noi, li sceglie qualcun altro. Sarà il contesto che sceglie, banalmente la pubblicità che indirizza le nostre azioni, ma è molto più profondo. Se voi sapeste, per esempio, i partiti politici quanto spendono per un loghettino che deve essere più così, cos'ha il colore, tutto quello che noi facciamo, gli acquisti, tutta una serie di dinamiche di cui noi non ci accorgiamo sono determinate dalla forza dei simboli. Quindi la forza dei simboli è un qualche cosa a cui fondamentalmente non si può sfuggire. L'unica cosa che si può realisticamente fare è scegliere quali simboli vogliamo, con quali simboli vogliamo essere in correlazione liberamente. E questo fa la differenza sostanzialmente dal fatto se in un certo senso riceviamo la realtà in maniera passiva o se in qualche modo inseriamo una nostra libera volontà, una nostra libera azione in quella che è la costruzione di noi stessi sostanzialmente. Perché siamo fatti così. Cioè, come avete visto, proprio il nostro inconscio comunica per simboli, quindi è proprio la natura umana che ha questo modo, come dire, di ricezione della realtà che ci circonda. Quindi il simbolismo rappresenta, a un certo punto di vista, un'occasione di conoscenza, di cambiamento e contemporaneamente anche però la possibilità per noi di avere un intervento determinato su quello che è la nostra realtà e su quello che è la nostra esistenza. Io mi fermerei qua. Mi dicono anche che l'orario. Se qualcuno vuole, come dire, se volete dire qualche cosa, se posso, vi rispondo volentieri. Questo è il prossimo incontro, quindi non il prossimo martedì, ma tra 2 martedì, in cui parleremo specificamente del simbolismo dell'architettura sacra. Intanto Luca, ti dico che da remoto, nonostante siano ancora molte persone collegate, non ci sono domande, bensì saluti. Quindi non Bene. so se in presenza hai qualcuno che desidera fare domande. Le ho già fatte io, durante. Le sono fatte da solo, è più facile rispondere. Bene, Bene. dai, se non ci Allora, sono. niente, ringrazio tutti gli ascoltatori. Come vedete, l'Associazione Archeosofica vi dà appuntamento per martedì 28 con il simbolismo dell'architettura sacra. Ringrazio tutti e auguro a tutti una buona serata. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, una buona Arrivederci. serata a tutti.